Il Movimento 5 Stelle si è battuto e ha ottenuto la desecretazione dei verbali del boss della Camorra Carmine Schiavone, dai quali emerge che fin dal 97 i partiti erano complici consapevoli e silenziosi dei traffici della Camorra nello smaltimento di rifiuti tossici che per decenni da tutta Europa è confluito in Campania, devastando il territorio con un aumento esponenziale dei tumori, fenomeno non limitato ad una sola regione. Anche la Puglia ne è interessata. Nessun partito politico, incluso l'attuale capo dello Stato, allora ministro dell'Interno, ha mai mosso un dito con una sola legge davanti a questi assassini autorizzati. Il Movimento 5 Stelle non mollerà la presa. Sentiamo Carla Ruocco. Con fierezza posso dire di sedere oggi accanto a Salvatore, Vega, Luigi, Roberto, Laura e tantissimi altri. Questi sono i miei colleghi e la gente di cui vado fiera. Ci sono stati chiusi i cancelli in faccia. Sì, c'eravamo noi lì dietro. Sono stati creati ad arte impenetrabili siti militari. A noi preclusi, siamo stati presi a manganellate per la sola colpa di voler sapere cosa stesse accadendo accanto a noi. Ho visto gli occhi solidali delle forze dell'ordine, di cui i politici si sono fatti vigliaccamente scudo, costretti ad allontanarci ingiustamente dalla verità. Ho visto con i miei occhi l'impotenza e la mortificazione di un popolo degno e pulito, trattato come topo di fogna e mortificato sotto tonnellate di rifiuti, vedersi attribuire dai telegiornali compiacenti qualunque colpa causata da presunta inciviltà. E contemporaneamente chiederci senza provare vergogna tariffe rifiuti sempre più mostruosamente elevate, talvolta addirittura doppie rispetto alla media nazionale. Le stesse tariffe che, ricordo, qui abbiamo più volte cercato in sede emendativa di agganciare alla quantità e alla qualità effettiva di rifiuti prodotta, ma le nostre proposte, si sa, non incontrano mai gli interessi dei partiti. Ma noi non ci siamo arresi. Abbiamo respirato il tanfo del sistema assai più nauseabondo dei cumuli per strada e siamo oggi arrivati fin qui. E qui chiediamo il conto. Non ci arrenderemo mai. Vigileremo affinché tutti i soldi che l'economia reale, onesta e pulita della nostra terra servano a disegnare per le nostre vite un futuro degno del nostro felice passato e soprattutto dei cittadini che noi oggi qui finalmente rappresentiamo. Riccardo Nuti ci parla dei costi della politica rapportati alla vita dei cittadini. E nel frattempo il collega Fraccaro ricordava a tutti che questo palazzo è dei cittadini. Qualche settimana dopo i TG riportano tutti la stessa notizia: ridotto di 50 milioni il costo della Camera, senza inficiare la qualità dei lavori. Come se la discussione e la votazione di un emendamento ogni 20 secondi in Commissione Cultura, documentata dal Movimento 5 Stelle con un video, non fosse mai avvenuta. In effetti, per i TG del Paese, con informazione per lo più non tutta penosa, la notizia non è mai esistita. Però io, cittadino, ignaro che alla Camera la qualità dei lavori sia assente o che venga usata solo per farsi belli con le dichiarazioni di facciata, da casa ascolto che la Camera ha ridotto di 50 milioni il suo costo e dovrei essere felice. Ma un dubbio, e forse qualcuno in più, mi pervade. Come mai la Camera allora emana una legge di iniziativa parlamentare in media una all'anno? Come mai sento spesso dire che il legislatore non ha scritto bene la legge, come se il legislatore fosse un extraterrestre e non uno di questi parlamentari pagati per fare leggi di qualità? E così mi pongo un'ipotetica risposta. Ma non è che la qualità era già così bassa che non può ulteriormente diminuire? Ed il tutto nonostante le tante brave persone, competenti e volenterose, che operano in questo palazzo che è la Camera e che purtroppo vengono spesso depotenziate. Poi questa mattina sento per caso, da internet, che il Movimento 5 Stelle chiede alcuni limiti di tempo di spesa per il mandato del segretario generale e tutto quello che è stato proposto in merito viene dichiarato inammissibile, ovvero non si può discutere, o bocciato. Avrebbe fatto risparmiare subito circa 200.000 euro l'anno. Sento parlare di norma ad personam, da chi governa con il re delle norme ad personam, da chi qualche giorno fa, tramite un suo senatore, Sposetti del PD, ha introdotto una norma ad personam nel decreto della pubblica amministrazione. E mi viene da sorridere, Presidente. Ancora di più sorrido se penso che il segretario generale della Camera è uno solo, quindi quale norma ad personam? Di chi si dovrebbe parlare volendosi riferire al segretario generale? A qualche operaio cassaintegrato? E allora, riferiamoci ad un operaio cassaintegrato, a un disoccupato, a un imprenditore in difficoltà, a un giovane in cerca di lavoro. Ciascuno di essi, pur riconoscendo l'importanza e le responsabilità di un ruolo come quello del segretario generale,
Cosa dovrebbe pensare quando nel suo paese c'è chi può per un tempo illimitato prendere 500 o 600 mila euro lordi l'anno mentre lui ha difficoltà ad andare avanti? Nella casa della buona politica accade questo, Presidente. Ma è una casa che si sta costruendo mattone dopo mattone, ci viene detto. Peccato che nel frattempo, mentre questa casa viene costruita, le fondamenta siano di sabbia e che fuori ci siano persone che hanno difficoltà a pagare l'affitto o il mutuo della propria di casa. Peccato che mentre la casa dei privilegi viene sistemata, i pilastri costituiti dai valori onestà, moralità, etica e credibilità siano crollati. Nel silenzio stampa più assoluto, il governo stanzia fondi per autoblindo diretti alla Repubblica di Gibuti, dove si sta costruendo una base militare italiana. Tutto ciò scavalcando l'autorità del Parlamento. Ma sentiamo i dettagli da Emanuela Corda. Veramente allarmante. Che questa regalia alla Repubblica di Gibuti c'è là un vero e proprio scandalo che definisce quello che è veramente l'esautoramento del Parlamento. Il Parlamento è stato del tutto scavalcato perché a Gibuti si sta costruendo una base militare, cioè l'Italia sta costruendo una base militare in uno Stato sovrano. Allora noi ci domandiamo, dov'è il trattato che sancisce questo patto? Il Parlamento ha ratificato questo trattato? A noi non risulta. Il governo è stato a dir poco evanescente. Non ha dato risposte. La stampa racconta a balle che di quello di cui si parla qua dentro, di quello non si fa menzione, perché questo significa prendere in giro le persone, offendere l'intelligenza degli italiani. Che fine hanno fatto i fondi europei per l'emergenza del sisma in Abruzzo? Lo sanno bene i cittadini terremotati, adesso scopriamolo. Grazie. Anche noi. Prego, senatrice. Ieri è stato diffuso un dossier ufficiale del Parlamento europeo nel quale, senza mezzi termini, si denuncia il cattivo utilizzo dei 497 milioni di euro del Fondo di solidarietà europeo stanziati per dare un provvisorio alloggio agli sfollati per il sisma del 6 aprile 2009. E utilizzati per finanziare attività di natura illecita e criminale. I cittadini vivono da 4 anni continui disagi per la precarietà strutturale degli edifici, oltre il malfunzionamento degli impianti. Inoltre sono stati obbligati a non allontanarsi senza preventiva dichiarazione. Vengono spesso trasferiti di alloggio in base ai nuovi assetti del nucleo familiare. Stanno pagando quote di affitto e contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria e sono soggetti in questi giorni ad un censimento di verifica dei pagamenti per non perdere l'assegnazione dell'alloggio, nonostante non siano state ricostruite le abitazioni distrutte e abbiano perso il lavoro. A questo si aggiunge il tentativo di spostare nella legge di stabilità i fondi inizialmente assegnati all'edilizia pubblica per quella privata. Il mio intervento ha l'obiettivo di sollecitare nuovamente la Presidenza affinché il disegno di legge sia urgentemente incardinato. Mentre PD e PDL si occupano di tutelare esclusivamente i propri interessi, il Movimento 5 Stelle è al lavoro. È pronta la proposta di legge per il reddito di cittadinanza, con tanto di copertura che ne permette l'attuazione. Si attendono i partiti davanti al banco di prova di questa priorità imprescindibile per chi fronteggia quotidianamente l'emergenza della disoccupazione, salita a livelli devastanti per la nazione. Vedremo come il governo, finora inerte, si porrà nei confronti dei cittadini e dei loro reali problemi. È andata in scena l'ennesima commedia del governo delle larghe intese. Questa volta è di turno il ministro Anna Maria Cancellieri, che attraverso il potere dato dal suo ruolo ha favorito la scarcerazione di Giulia Ligresti, che insieme al padre Salvatore e ad altri due fratelli sono accusati di falso in bilancio e aggiotaggio nell'ambito dell'indagine su Fonsai avviata dalla Procura di Torino. È bastata una telefonata del ministro perché la Ligresti ottenesse i domiciliari prima e la scarcerazione poi. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni della Cancellieri, ma il governo è disposto a giustificare qualunque abuso di potere per salvare le poltrone che puntellano la sua durata e le amicizie con gli amici indagati. Ascoltiamo Alberto Airola, Giulia Sarti e Andrea Colletti. Si è mossa per amicizia e si è mossa a totale disposizione di una famiglia che ha una storia giudiziaria pesantissima, con cui un prefetto prima e un ministro della giustizia poi non dovrebbe avere rapporti personali. Immagino
che non le sia sfuggito che qui si sta parlando di una famiglia il cui patron Don Salvatore venne definito dalla Cassazione persona adusata alla corruzione e al venale intrallazzo con pubblici amministratori e politici di rango. Un uomo e la sua famiglia, che lei frequenta da decenni e che da decenni è al centro della finanza italiana, condannato per tangenti già più di 15 anni fa, quando dovette lasciare la presidenza di SAI perché privo di requisiti di onorabilità. Gli affari dei Ligresti hanno rovinato migliaia di risparmiatori di Premafin, di Milano Assicurazioni, di Fondiaria. Hanno distrutto due grandi e prestigiose assicurazioni, un business sicuro, cui bisogna veramente impegnarsi per non guadagnare. Hanno fatto perdere il posto di lavoro a impiegati, a dipendenti, eppure Ligresti è qua, amico di tutti. I Ligresti hanno amici sia a destra sia a sinistra. Può un ministro della giustizia, la dea bendata, la invita a concludere. Certo, Presidente. Mettersi a disposizione, come lei ha detto nell'intercettazione, di un'intera famiglia per cui ha lavorato anche suo figlio e che viene arrestata per reati gravissimi? Noi abbiamo chiesto le dimissioni del ministro Cancellieri perché all'interno delle carceri le condizioni dei detenuti sono disumane, non soltanto per Giulia Maria Ligresti. Forse il ministro Cancellieri deve un favore alla famiglia Ligresti, vista la buona uscita di suo figlio da direttore generale di Fonsai nel 2012, buona uscita da 3.600.000 euro. E ricordo a quest'Aula che per denutrizione è morto un certo Stefano Cucchi. Peccato che lui non era figlio di nessuno, a quanto pare. In questi giorni è stato dato risalto alla riunione dei senatori 5 Stelle per il chiarimento relativo ad eventuali assunzioni di parenti come collaboratori, in particolare da parte di due senatrici del movimento stesso. Le medesime domande venivano poste da qualche tempo anche da attivisti. Naturalmente obiettivo dei media è accomunare il movimento 5 Stelle ai privilegi e comportamenti dei partiti, ma i dibattiti e le richieste di chiarezza interna del movimento verso i suoi rappresentanti sono una svolta epocale nel modo di intendere la politica nel nostro paese. Prima d'ora nessun partito di destra o di sinistra si è mai sognato di mettere in discussione eventuali favoritismi e scorciatoie personali. Per i partiti questa modalità costituisce il normale e variato modo di amministrare la politica. Per il Movimento 5 Stelle no. Non esiste sudditanza verso chi occupa una poltrona, ma esiste solo il monitorare il suo senso del dovere e il lavoro realmente svolto. E quindi segno di sana e robusta costituzione avere attivisti vigili e confronti interni aperti per selezionare rappresentanti corretti e coerenti, rispettosi di chi li stipendia. Nell'applicazione di un programma e di un cambio di mentalità che milioni di italiani hanno sottoscritto, segno ulteriore che l'onestà andrà di moda. Per il Movimento 5 Stelle evidentemente non sono solo parole.